dopo il Giro d'Italia maschile, anche quello femminile che attraversa il Coglio, un altro bellissimo percorso. I primi due giorni sono stati straordinari, superiori a ogni previsione, confermano in pieno la validità del territorio, la validità dell'organizzazione e direi di tutti i volontari che ci hanno lavorato assieme all'amministrazione comunale che ci credono. Oggi qui è stata un'ulteriore dimostrazione della presenza di tanti sindaci e questo è il più grosso incoraggiamento per chi organizza. Se c'è interesse si continua, se non c'è interesse non si continua. Anche questa è una vetrina unica per il nostro territorio? Beh, direi di sì, noi sono 6 anni che ci crediamo, siamo partiti, stiamo ancora una volta confermando tutto. Beh, direi che grazie alle televisioni, grazie a tutto quello che c'è di ritorno con la stampa e con le radio, mi permetto di dire che niente fa tornare il rapporto spesa ritorno promozionale come ciclismo. Capriva del Friuli vestita a festa per il Giro d'Italia femminile. Vestita di rosa, è chiaramente un momento in cui siamo molto orgogliosi come amministrazione comunale, ma io dico come comunità di Capriva. È stato bellissimo, è bellissimo, siamo in piena gara, ospitare la partenza, ospitare le atlete, è la cosa più importante però che veramente ci tengo, è stato un lavoro di squadra, tutti i comuni del territorio del Coglio hanno fatto rete, hanno fatto squadra e quindi questo è veramente un momento di festa insomma per tutti noi. Dobbiamo assolutamente non avere paura di ospitare eventi di questo genere perché questi eventi, questo territorio li merita.